Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia. La servitrice brutta. C'era una volta, tanto e tanto tempo fa, una servitrice che aveva una cicatrice in faccia. Questa cicatrice era la conseguenza di una malattia grave che aveva avuto in passato. Per questa cicatrice è considerata brutta. E lei lavora in un palazzo dove riceve gli ordini degli altri servitori, che ricevono gli ordini del maggiordomo, che riceve gli ordini dei ministri, che ricevono gli ordini dal re. Un giorno deve svolgere un compito e passa dal giardino del palazzo. In questo giardino trova una porta. Questa porta la incuriosisce. Sta quasi per andarsene, quando a un certo punto gira la maniglia della porta, la apre ed entra, e vi trova un altro piccolo giardino, recintato, ma abbandonato, e al centro di questo giardino c'è una fontana, secca, asciutta. Non c'è acqua in questa fontana. Passa un po' di tempo in questo giardino. E quando esce dal giardino, lei prova un senso di speranza, si sente meglio e continua a lavorare. Nessuno si accorge che lei ha passato del tempo in quel giardino. Nei giorni successivi, lei si mette a riordinare il giardino segreto che ha trovato. E giorno dopo giorno, nel giardino cominciano a fiorire dei fiori e dei frutti, come quei frutti rossi così buoni e deliziosi che hanno un sapore speciale. Lei passa del tempo ogni giorno in questo giardino, nessuno si accorge che lei manca e continua a lavorare. Lavora sempre meglio dopo essere stata in quel giardino, e il fatto che lei lavori meglio le fa ottenere una promozione e dopo anche altre promozioni. Promozione dopo promozione, lei diventa una dama al servizio della regina e anche lei comincia a dare degli ordini, ma lo fa con lealtà e compassione. Un giorno, quando è dentro il giardino, si accorge che c'è una pietra che blocca la fontana. Toglie questa pietra e subito scorre l'acqua così forte, e quest'acqua le bagna anche il viso, la faccia, e la sua cicatrice guarisce, perché quella è l'acqua della vita che porta guarigione. E questa donna, questa fanciulla, continua a usare questa acqua anche in modo segreto per aiutare le altre persone. Un giorno incontra un nobiluomo
gentile e simpatico e si sposa con lui. Quindi c'è un bel matrimonio. Possiamo dire che questa donna raggiunge la felicità vivendola giorno dopo giorno. E come si dice in tutte le favole, vissero felici e contenti. Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia.